Benvenuti in questo nuovo video tutorial nel quale vogliamo parlare un po' di Launchpad. Anche questo è un tema suggerito da uno degli iscritti al mio canale, quindi da uno di voi che gentilmente, così gentilmente seguite quanto io pubblico su questo canale YouTube, e quindi ben volentieri dove ho conoscenze sufficienti per produrre un video che possa essere utile, procedo nella registrazione. Allora, il tema di questo video appunto è Launchpad. Launchpad è una piattaforma web, quindi tutto basato sul web, piattaforma di collaborazione fra sviluppatori e anche non sviluppatori, come vedremo, però principalmente costruita per gli sviluppatori di software. Software che ha a che fare, che può avere a che fare con Ubuntu o con derivati di Ubuntu, ma anche non, generalmente software open source libero, quindi chiunque può iscriversi a Launchpad, che non costa nulla, crearsi un suo spazio di lavoro, uno o più persone possono creare anche gruppi di progetto, crearsi il loro progetto nel loro ambito e gestirlo totalmente. Ovviamente anche a distanza, siccome è una piattaforma web, uno sviluppatore può trovarsi in Australia, l'altro in Europa, è poco importante, possono collaborare allo stesso progetto, per esempio. Ecco, questo in due parole è Launchpad, quindi una piattaforma web di collaborazione per sviluppo e gestione software. Qui ho messo qualche link utile ad approfondire cosa sia Launchpad e cosa serva, quindi quanto noi vedremo qui brevemente in tutti questi link, vedete qua che ho già aperto, lo potete trovare a questi link che vi lascio come sempre nella descrizione del video. Quindi per il momento possiamo mettere a icona i nostri appunti che non ci servono più. E una cosa da dire è che, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, la lingua franca e spesso l'unica lingua comune nel web è l'inglese, e anche Launchpad non fa eccezione. Launchpad è tutto con interfaccia in inglese. Non so onestamente se sono in corso progetti di traduzione o attività di traduzione. Diciamo che Launchpad è una piattaforma aperta, non è chiusa, non è proprietaria in quanto tale, quindi potrebbe benissimo essere tradotta, però chiaramente è così vasto ormai come sistema che ben difficilmente, credo io, si arriverà ad avere una traduzione completa in varie lingue. Però tant'è, con Google Translator ci si può aiutare a capire eventualmente certi contenuti delle pagine, per il resto è abbastanza intuitivo. E quindi secondo me non è così difficile comunque muoversi in Launchpad, anche se si ha qualche difficoltà con l'inglese. Fatta questa doverosa premessa, partiamo alla scoperta di Launchpad, cosa può fare, cosa serve e come si usa, chi può usarlo, insomma. Allora, questa è la pagina principale, questo è il simbolo di Launchpad. Se avete seguito un mio video precedente sulle web apps, avrete visto che Launchpad è uno di quei siti già compatibili con le web apps e che mi sono creato qui la sua iconcina, vedete che adesso è attiva, e il simbolo è sempre quello. Quindi chi è abituato a lavorare con Launchpad, quando vede questa icona lo collega immediatamente. Ecco, detto questo, partiamo con il tour di Launchpad, perché c'è un link apposito composto da, vedete, ben 11 sottopagine, uno di 11 siamo in questo momento, io le ho aperte già tutte per praticità. In queste pagine, appunto, è un tour fatto apposta per spiegare appunto cosa offre Launchpad e cosa permette di fare ai vari attori che possono essere sulla scena del software, insomma, sia dalla parte utente che dalla parte degli sviluppatori. Allora, partiamo pure dalla prima pagina,
che è un po' riassuntiva delle seguenti pagine. Quindi questa è la pagina principale del tour dove si spiegano i temi principali, cioè le funzionalità principali che Launchpad offre. Quindi backtracking, questo qui praticamente è la gestione dei problemi segnalati per un software, un bug, quindi un problema. Voi avete installato sulla vostra Ubuntu un software qualsiasi, un'applicazione, un programma, chiamatelo come volete. Lo usate e vi accorgete che c'è qualcosa che non funziona come vi aspettate, come dovrebbe, potete segnalare il problema. E se questo software, questo programma è gestito nel sistema Launchpad, come è la stragrande maggioranza dei software che riguardano Ubuntu, voi troverete delle sottopagine specifiche per quel tal programma in Launchpad, e sotto quelle sottopagine ci sarà una sezione dedicata ai bug, quindi ai problemi. Vediamo un esempio, giusto per capirci. Io ho aperto uno dei tanti software disponibili su Launchpad e anche in Ubuntu, quindi vedete che la pagina principale è il titolo del programma, dell'applicazione. In questo caso è un indicatore che si connette a Google Calendar. Qui si spiega cos'è. Poi c'è il codice per gli sviluppatori e i bugs, quello di cui abbiamo appena parlato. Se si clicca qui, si apre la sezione bugs con i problemi segnalati dai vari utenti che si sono accorti di qualcosa che non va. Andiamo avanti, anzi, torniamo all'indice del Launchpad Tour, Code, Hosting and Review, quindi codice, questo è prettamente per sviluppatori, quindi chi crea codice, chi crea programmi, chi sviluppa programmi può depositare il software scritto, il codice scritto e revisionarlo e gestire le varie versioni, le correzioni, i vari rami di sviluppo su Launchpad, quindi code hosting, quindi ospita codice in review, rivisitazione del codice. Traduzione, ecco, questo è una bella funzionalità molto efficace, che non necessariamente deve essere usata da sviluppatori, ma qui proprio siamo sul confine che anche utenti qualsiasi possono contribuire, se si ritengono in grado di farlo, alla traduzione dei programmi che usano. Magari un programma nuovo, nuovo di solito, anzi obbligatoriamente, ha come base la lingua inglese, sempre. Si parte sempre da una base completa di lingua inglese e poi si possono aggiungere man mano lingue. Se un software di solito ha successo, molto rapidamente vari contributori di tutto il mondo, con la loro lingua specifica, man mano aggiungono traduzioni nella loro lingua dei messaggi del programma, quindi di tutta l'interfaccia di un programma può essere tradotta attraverso, mediante Launchpad, nella sezione traduzione, quindi translations. Anche qui vediamo l'esempio, vedete qui c'era bugs prima, ma c'è anche la sezione translation qua. Se io clicco translation, vedete che io personalmente ho già impostato la mia lingua preferita, italiano, perché se traduco, ovviamente traduco nella mia lingua madre, italiano, ma se clicchiamo vedi tutte le lingue, vedete che anche altri nel mondo, altri che hanno partecipato, che partecipano alle traduzioni in varie lingue, vedete? Questa è solo una fetta, ci sono anche programmi con ben più lingue tradotte. Questa qui vuol dire che c'è almeno un utilizzatore o sviluppatore o traduttore, magari anche di professione, in questo paese, al minimo uno, che ha pensato di contribuire a tradurre, per esempio, questo programma. Se posso vedere anche solo le lingue che preferisco io, può essere più di una, se io conosco bene o se sono in grado di tradurre in più di una lingua. Poi se clicco sulla lingua, ecco, vengono presentati tutti i messaggi, cioè tutte le scritte incluse in questo particolare programma. Adesso
Qui vedete, ad esempio, c'è 1, 10 di 21, quindi questo è un piccolo programma, quindi ha poche scritte. Immaginatevi voi un programma come LibreOffice o così, quante centinaia di messaggi di scritte ha incluso un programma di questo tipo, quindi saranno molte più pagine. Qui vedete che ci sono dei paragrafi, uno per ogni scritta del programma. Quindi viene presentato quello originale in inglese in cima e sotto c'è un campo dove voi potete proporre una vostra traduzione. In questo particolare programma ho contribuito anch'io, come potete vedere. Giusto per farvi un esempio, che in questo specifico contesto vi sto parlando di qualcosa che ho già usato, vedete, Translated by Nicola Elmorini, che sono io, vedete, ho contribuito anch'io alle traduzioni di questi messaggi. E si va avanti pagina per pagina finché sono finiti tutti i messaggi e tutta l'applicazione è tradotta. Se noi clicchiamo di nuovo su Translations, vedete che l'italiano è tutto verde, zero non tradotti, e quindi l'italiano è, questa applicazione è completamente in italiano. Se noi guardiamo, vedete che ci sono anche delle barre in parte rosse, vuol dire per esempio che il greco ha 11 messaggi, 11 scritte dell'applicazione non ancora tradotte, fa la parte rossa, le altre verde vuol dire che sono già state tradotte, eccetera, eccetera. Quindi traduzioni a cui può partecipare chiunque a questo punto, non è solo una cosa per sviluppatori come può essere la gestione dei bug o del codice. Questo Ubuntu Package Building and Hosting è un'altra sezione dedicata agli sviluppatori, quindi vi ho detto che Launchpad principalmente è una piattaforma di collaborazione per sviluppatori, ma a volte, come con le traduzioni, può partecipare chiunque. Ecco, Ubuntu Package Building and Hosting è il servizio di compilazione dei programmi, quindi di preparazione dei pacchetti che poi noi ci ritroviamo in Ubuntu Software Center per poterli installare. In effetti, forse non è così scontato per tutti, ma un programma viene scritto in un linguaggio di programmazione, in un formato leggibile per l'uomo, diciamo proprio scritto. Scritto con una certa sintassi di un certo linguaggio di programmazione, ma quello non può ancora essere eseguito, deve essere prima compilato, quindi tradotto in linguaggio più vicino alla macchina, al PC, che non all'uomo. E quel linguaggio permette appunto al PC di eseguire il programma, di farlo funzionare. Ecco, Ubuntu Package Building è un sistema integrato in Launchpad che, dando in pasto il codice scritto dall'uomo, diciamo così, lo traduce in linguaggio per la macchina e crea il pacchetto che poi noi possiamo installare. E questi sono e qui rientrano i famosi, in questo capitolo, rientrano i famosi PPA. Vedete qui che si cita un PPA, quindi un Personal Package Archive. Quindi ogni sviluppatore o gruppo di sviluppatori può aprire uno o più spazi PPA, archivi PPA, per caricarci il proprio software da compilare e poi da mettere a disposizione degli utenti. E questi famosi PPA sono quelli che spesso nei nostri video diciamo dovete aggiungere questo tal PPA per poter installare questo tal altro programma. E questi sono appunto gli archivi che gli sviluppatori hanno a disposizione. Ci sono gli archivi ufficiali di Ubuntu, che sono un capitolo a parte, e ci sono i PPA, che sono quelli personali degli sviluppatori. Come sappiamo, in Ubuntu spesso, quando il tempo passa e si usa una distribuzione a lungo termine di supporto, come faccio io, quindi che dura 2 o addirittura 5 anni di supporto, si tende ad usare spesso il PPA per avere magari versioni più recenti di alcuni programmi, e avanti si usano i PPA che fanno parte di questo capitolo, questo ambito. Poi blueprint, specification, tracking. Ecco, i blueprint sono praticamente dei piani di sviluppo. Blueprint è un termine tecnico che non è usato solo in ambito software, ma può anche far parte di altri ambiti come l'ingegneria o l'architettura. Quindi un blueprint è, o la meccanica, come, che ne so, lo sviluppo di un nuovo modello di automobile può entrare in un blueprint.
Quindi in un blueprint viene specificato, che ne so, una nuova funzionalità per un programma che non ce l'ha ancora ma che è desiderata, viene specificato in un blueprint che poi viene seguito per poi essere sviluppato. Ecco, quindi Launchpad ha anche un ambito in cui gli sviluppatori, o magari anche un utente che vuole proporre una nuova funzionalità per un programma, la segnala e poi viene tradotta in una specifica più dettagliata che è il cosiddetto blueprint. E qui si possono gestire i blueprint, aggiornarli, cancellarli, migliorarli, inserirli, eccetera. Ultimo ambito, grosso ambito, diciamo, di Launchpad è answers, cioè risposte. Praticamente possiamo tornare sul nostro esempio qua. Vedete che tra l'altro, ecco, blueprints, non so se ce ne sono, per questo, ecco, vedete, in questo caso, per questo piccolo programma non sono stati creati blueprint, quindi non ce n'è, e neanche le risposte, addirittura non è attivo il link, neanche le risposte. Risposte cosa sono? Praticamente è la possibilità, la porta di entrata per chiunque, quindi tutti gli utilizzatori nel mondo di questo programma potrebbero scrivere, entrare in Launchpad, essendo iscritti a loro volta in Launchpad, scrivere una domanda e aspettare che lo sviluppatore o il gruppo di sviluppatori rispondano a questa domanda. Quindi se io non ho capito come usare una certa funzionalità o se mi sembra che una funzionalità del programma non funziona come mi aspetto, e prima di aprire un bug, dico magari chiedo perché sono io che non ho capito come usarlo. Ecco, Answers qua è l'ambito giusto, il settore giusto per quel tal programma, progetto, per fare una domanda prima, magari una domanda preventiva prima di aprire inutilmente una segnalazione di problema che magari non sussiste. Ecco, quindi questo Answers è anche la possibilità di fare domande e risposte. Se una domanda resta inattiva per troppo tempo, viene anche scartata, chiusa automaticamente. Quindi sono cose che devono essere anche tenute vive. Se una domanda non ha risposta, non ha interesse ad essere portata avanti, viene chiusa anche automaticamente. Quindi così come i bug, se resta lì per troppo tempo senza nessun commento, senza nessun intervento, viene segnalato per essere chiuso, eccetera. Quindi Launchpad si occupa anche di non accumulare troppo materiale che poi, tra virgolette, accumula troppa polvere e resta lì per nulla, quindi si autopulisce anche come sistema. Questo è anche uno dei suoi punti di forza. Vediamo magari in dettaglio rapidamente una carrellata del tour che poi potete passarvi con più comodità e leggervi bene il tutto. Comunque le varie pagine del tour, oltre a questa principale, vanno un po' più in dettaglio, quindi qui si parla del bug tracking, quindi riprendiamo il tema e qui si spiegano più in dettaglio le varie parti di come vengono gestiti i bug, quindi le segnalazioni di problemi. Qui naturalmente non stiamo qui a leggere, ma appunto potete leggere voi stessi i dettagli. E ricordo che i bug è vero che sono un tema principalmente per gli sviluppatori, quindi perché sono loro che hanno il compito di risolvere, quindi di togliere i problemi dai loro programmi. Ma i bug in quanto tale sono segnalati dagli utenti, quindi da chi li usa, quindi ancora una volta da chiunque, anche da noi che non sviluppiamo, però usiamo i programmi che hanno sviluppato altri e ci troviamo un problema, lo segnaliamo, siamo noi che lo segnaliamo attraverso un certo sistema che io ho già spiegato in un video precedente, quindi andate a scorrervi nel mio canale i video, trovate da qualche parte come si segnalano i bug, i problemi per Ubuntu e vedete come si fa. E chiunque che abbia un account Launchpad, naturalmente io quando dico chiunque intendo che sia almeno iscritto, ripeto, è gratuito, basta iscriversi, una volta che si è iscritti non c'è nessun impegno, niente, nessun fastidio, nessun mail di spam, niente, assolutamente nulla. Io sono anni che sono iscritto, vi assicuro che è così, basta iscriversi, finita lì, punto. Una volta ricevuta la conferma siete iscritti. Che usiate o non usiate il vostro account, fa lo stesso. Quindi i bug possono partecipare tutti, poi sono gli sviluppatori ovviamente che devono impegnarsi a risolverli. Andiamo avanti. Code hosting, ecco, questo invece è proprio specifico per gli sviluppatori, come abbiamo già detto,
la possibilità di ospitare il proprio codice sorgente dei programmi, quello che noi scriviamo in formato leggibile dall'uomo, viene ospitato qui e poi può poi anche essere compilato, quindi preparato per essere eseguito dal PC. Queste sono le traduzioni di cui abbiamo già parlato prima, quindi il sistema di traduzione in tutte le lingue del mondo. Basta entrare in questo sistema, se si attiva, chiunque può contribuire nella sua lingua, nella propria lingua, a tradurre i vari programmi che partono sempre dall'inglese. Poi, qui, questo era l'esempio di uno dei programmi, di uno delle migliaia di programmi ospitati su Launchpad, quindi vedete che la pagina principale. Ci sono i vari link, fra i quali quelli più a portata di mano di chiunque, sono report a bug, cioè segnalare un problema, e help translate, cioè aiutare a tradurre. Come abbiamo detto, queste sono le due attività che possono concernere chiunque, anche gli utenti, non solo gli specialisti, sviluppatori. Poi andiamo avanti nel tour, quindi mailing list in Teams, ecco perché in Launchpad, come ho detto, è una piattaforma di collaborazione a livello planetario, quindi in Launchpad non solo vi potete scrivere come persona singola, ma potete iscrivervi a gruppi esistenti, così come creare nuovi gruppi di interesse e gestire questi gruppi di interesse. Può essere gruppo interesse, può essere per un progetto o per un tema specifico, per un programma specifico, che ne so, il gruppo che si occupa, torniamo sempre al nostro esempio, di questo programma, dell'indicatore per Google Calendar, può esserci una o più persone interessate a questo programma, quindi interessate a svilupparlo, interessate a gestirlo. Può essere una persona sola come più persone, e Launchpad, appunto, prevede, ha anche tutta una sezione dedicata a gestire i gruppi di una o più persone, con le mailing list, quindi anche con la possibilità di essere informati via mail dei cambiamenti, delle modifiche e delle novità, eccetera, eccetera. Quindi ogni persona su Launchpad ha il suo profilo, può gestire il suo profilo. E vediamo un po', io sono loggato, quindi vi posso mostrare il mio profilo. Si presenta più o meno così. Se è il tuo stesso profilo, hai anche il link per cambiare i dettagli e fare i cambiamenti del profilo. Se sei semplicemente in lettura, non vedrai tutto quanto del profilo. Comunque, è quello. Dove eravamo rimasti? Ecco, la gestione delle persone, dei gruppi di persone che collaborano su Launchpad. Poi andiamo avanti. Distribuire il software con gli aggiornamenti agli user di Ubuntu, agli utenti di Ubuntu. Questi sono i famosi PPA, i Personal Package Archive, che appunto, non sto qui a ripetermi, comunque permettono di creare dei pacchetti in questi archivi personali che possono essere aggiunti dal singolo utente sul suo sistema, per poi mettere a disposizione nuovo software, nuove versioni o nuovo software da aggiornare nell'Ubuntu Software Center, normalmente come qualsiasi programma. Poi, Community Support in Your Language, ecco qua c'è la possibilità anche, ecco, di fare delle domande e delle risposte. Anche qui, diciamo, il predominante è l'inglese, però nulla vieta di fare domande anche nella propria lingua, se nel gruppo di progetto che può rispondere, naturalmente c'è una chance, c'è una possibilità che qualcuno vi possa rispondere nella vostra lingua. Chiaramente, se fate una domanda in italiano, nella sezione Launchpad di un progetto che parla solo inglese, molto difficilmente potete aspettarvi che qualcuno vi risponda, dovete un po' adattarvi. Ripeto, Google Translator aiuta tanto, potete in un modo magari non proprio raffinato, perfetto, fare comunque una domanda in inglese, chi conosce l'inglese vi capirà comunque e vi risponderà. Se no, se nella tendina delle lingue vedete che c'è anche la possibilità dell'italiano, francese, tedesco, potete fare anche una domanda nella vostra lingua. Quindi Launchpad
ho detto che tutta l'interfaccia in inglese, ma non vuol dire che capisce solo l'inglese, che vi permette di lavorare comunque solo in inglese, è predominante, ma non è esclusivo. Poi qui ci sono altre particolarità molto più per sviluppatori, come le API le API sono delle parti di codice per interfacciarsi con Launchpad, quindi potete creare dei programmi che colloquiano con il sistema Launchpad. Poi delle specifiche, vediamo un po'. Blueprints, ecco, abbiamo già parlato dei blueprint, quindi potete condividere delle idee, delle parti di lavoro, analizzarle, dettagliarle per poi implementarle. Abbiamo già parlato dei blueprint. Poi la gestione dei rilasci dei programmi, delle versioni, con i vari rami di sviluppo. Anche questo è un discorso prettamente per sviluppatori che rilasciano la prima versione di un programma, poi viene corretto, vengono aggiunte nuove funzionalità, fanno la versione 2, avanti così, e Launchpad permette di gestire comodamente tutto questo. E poi ancora l'ultima pagina dove dicono appunto che tu puoi registrare un tuo progetto, uno o più di uno, quello che vuoi, su questa piattaforma di collaborazione, dove potrai collaborare potenzialmente con migliaia di altri come te, che sono iscritti in Launchpad e possono collaborare se hanno interesse con il tuo progetto. Tu stesso puoi andare a cercare altre persone interessate o iscriverti tu stesso ad altri progetti che ti interessano. E voilà. Questo è un giro più o meno rapido di Launchpad per coloro che si chiedono, ma in fin dei conti ne sento tanto parlare, a cosa serve? Ecco, serve. Per concludere il discorso, quindi serve principalmente, ovviamente, una piattaforma fatta per collaborare tra sviluppatori di software, ma ha delle sezioni interessanti e utili e indispensabili anche per chi lo usa il software. Quindi noi, semplici utilizzatori, possiamo contribuire a tradurre il software nella nostra lingua, possiamo contribuire a migliorarlo segnalando i bug, i problemi. Possiamo partecipare nelle sezioni domande e risposte a capire meglio come usare un software. Possiamo partecipare magari a proporre nuove idee per un software attraverso i blueprint, eccetera, eccetera. Ecco, spero di essere stato abbastanza esaustivo. Diciamo che la materia è vasta, eh? Launchpad non è per niente banale, molto vasto. Suggerimento per capire ancora meglio di questo video. A cosa serve e come si può contribuire a migliorare Ubuntu attraverso questa piattaforma e leggersi tranquillamente le pagine con più calma che io vi ho presentato. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima.